Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone. Allora, riprendo in mano una vecchia serie che avevo lasciato da parte, che alcuni di voi mi hanno chiesto di riprendere. E visto che la Tarfina mi ha messo sotto a fare video, ho deciso di ricominciare con la storia di StarCraft, visto che settimana prossima, martedì, esce l'ultima espansione di StarCraft 2. E, per chi non avesse visto gli altri video, vi faccio un piccolo riassunto che comunque ci sono. Nel primo StarCraft veniva dato nella confezione un libretto con la storia delle razze e la descrizione delle unità. Ho cominciato a leggere la storia dei Terran, siamo arrivati all'ultimo capitolo, prima del gioco praticamente. Mi accingo a leggere l'ultimo capitolo della storia dei Terran, intitolato La guerra. Molte colonie ribelli e milizie pirata continuano a combattere contro i confederati. Eppure, dal momento che la maggior parte di queste forze è spesso impegnata in lotte intestine, la morsa della Confederazione Terrestre sul settore di Coprulu diviene ogni giorno più serrata. Tutte queste insignificanti scaramucce però sono terminate di colpo quando l'intero gruppo delle colonie terrestri si è trovato di fronte una minaccia terribilmente mortale. Senza alcun preavviso, una flotta di 50 astronavi da combattimento aliene è comparsa nello spazio circostante la colonia confederata di Chau Sara. Le enormi navi stellari hanno aperto il fuoco senza preavviso, senza smettere prima di aver nuclearizzato tutti gli insediamenti umani presenti sul pianeta. Questo attacco, assolutamente senza precedenti, ha colto di sorpresa l'esercito della Confederazione Terrestre, gettando nel panico la flotta stellare. Sotto shock per l'apparizione dell'inatteso nemico. Eppure, anche se non hanno mai dovuto fronteggiare degli alieni, le truppe della Confederazione non ci hanno messo molto per prepararsi a fronteggiare questa nuova misteriosa minaccia. I confederati hanno lanciato una massiccia controffensiva contro la flotta aliena, mentre questa si spostava verso la colonia di Marsara. Il nemico, che si era fatto identificare come Protoss, ha inaspettatamente ritirato le proprie forze, risparmiando la colonia. Nonostante lo scampato pericolo, pochi giorni dopo su Marsara è stata scoperta una seconda terribile minaccia aliena. Questi nuovi invasori, simili nell'aspetto degli insetti, sono completamente diversi dai Protoss, che solo poche ore prima minacciavano la sfortunata colonia. Nessun membro del governo terrestre era pronto a fronteggiare la presenza di ben due minacce aliene all'interno della Confederazione. Tutte le colonie, incapaci di decidere di reagire perché in preda a un tremendo terrore collettivo e per l'inettitudine della classe dirigente, non possono far altro che guardare le tremende armate degli invasori mentre si apre una strada insanguinata verso il cuore del settore spaziale terrestre. Dalla padella alla brace. Praticamente, la parte che vi ho letto riguardante l'avvenuta dei Protoss, che hanno praticamente nuclearizzato Chau Sara e che se ne sono andati da Marsara, è la missione che abbiamo visto, Disperata Alleanza, quando Jim Raynor deve praticamente salvare tutta la popolazione di Marsara dall'invasione degli Zerg. Il classico resisti o muori. Ok. Boh, direi di partire con la prossima missione, che se non mi sbaglio scusate il sonno, mi sono svegliato da poco. Commander, our position has been discovered. As of 2 hours ago, a large Confederate strike force arrived on Antigua Prime and established a base camp within our defensive perimeter. Arcturus Manx is calling a meeting. Greetings. I know you're all concerned about the Confederate strike force. But first, we have a grave matter to discuss. It seems our data disks didn't hold weapon designs after all. Lieutenant Kerrigan will explain. You all know that the Confederates run a program for psychically gifted humans, training them to be ghosts. Those running the program found that the Zerg are attuned to the psychic emanations of ghosts. So the Zerg are here for you, darling? This keeps getting better and better. Shut up. There's been a lot of secret Confederate research surrounding ghosts and the Zerg. What we stole was a small but critical piece of the puzzle. Designs for a transplanar psionic waveform emitter.
The emitters broadcast the neural imprint of a ghost, but at a much greater magnitude. These things reach across worlds. The Confederacy used these psi emitters to lure the Zerg into isolated containment areas. Your colony, Mars Sara Commander, was one such location. What are you saying? I'm saying the Zerg are a secret weapon developed by the Confederacy. I'm saying you were all subjects of a Confederate weapons test. Just as they destroyed Korhal with nuclear weapons to establish dominance a generation ago, they would use the Zerg to put an end to their other rivals. Only this time there'd be no outrage. Who could suspect the aliens were their creation? No. They'd be lauded as heroes for coming in and destroying the Zerg. It's time the Confederacy paid for its crimes. And I know just the way. Lieutenant Kerrigan is going to plant an emitter at the Confederate base camp. Commander, you will provide her with an escort. When the Zerg arrive, they'll break the blockade for us and we'll make our escape. Now, get moving. Allora, praticamente ragazzi, la Confederazione ha scoperto dove siamo nascosti e ci stanno per attaccare. Il buon caro Mensk, insieme con la nostra cara adorata Sara Kerrigan, dice di aver scoperto che praticamente gli Zerg sono un'arma chimico-batteriologica creata dalla Confederazione per sterminare i ribelli come avevano fatto su Korra il tempo prima con le armi nucleari, e che c'è un collegamento psionico tra i fantasmi e gli Zerg. Ora, non vi faccio spoiler per chi non ha ancora visto il StarCraft 2, anche se penso che ormai siate in pochi, ma diciamo che il nostro buon caro Mensk la racconta un po' troppo lunga. Comunque, direi che intanto possiamo cominciare. La nostra missione qual è? Portare un emettitore psionico, ok, nella base della Confederazione. Sarà una missione abbastanza lunghina, ve lo dico già, per cui probabilmente sarà divisa in 2/3 spezzoni, in modo da fare 30 minuti di video, non annoiarvi troppo e dividerla in 2-3 episodi, appunto. Vi ricordo che questa è una mod per StarCraft 2 che praticamente ci fa rigiocare tutto StarCraft 1 più l'espansione Brood War, ok, utilizzando il motore grafico di StarCraft 2. La figata qual è? Figata che le meccaniche e le unità del vecchio StarCraft, ok, le hanno riprese pari pari qua. Per cui noi avremo realmente, come si dice, lo stesso metodo di gioco di... No, ok. Minchia. Lo stesso metodo di gioco come se giocassimo con il vecchio StarCraft. Secondo me è una figata assurda. Allora, scusate che intanto spengo la lucetta. Ah, queste due basi qua le perdete, punto. Cioè, non provateci nemmeno. Proprio, non è per cattiveria, ragazzi, ma proprio quella lì la perdete, punto. Insufficienti. Che palle. Ah, ovviamente se perdete questo SCV o Sara, la missione va a farsi fottere. Immagino che già lo sapevate, però giusto per correttezza ve lo dico. Allora, oh che palle, vero, c'è anche da prendere Vespene. Ah, l'audio delle varie unità. Allora, quello in inglese, l'audio inglese, è l'audio originale di StarCraft 1. Quattro, e quello lo mettiamo là.
Anzi, facciamone 3. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Allora, questo lo facciamo. No, che palle, sei... Che palle, sei incricato! Che due coglioni! Vabbè, intanto cominciamo ad accumulare materiali. Tu, vieni a me. Che però al momento è presto, perché è l'accademia. Ok, faccio una dropship così questo lo posso prendere. Potete vederci sopra il simbolo dei figli di Coral. Mi sa che c'è anche... qua, esatto, sì. Allora, intanto facciamo un Academy. Per sviluppare qualche ricerca in più. Ah, la nostra missione praticamente è portare questo... Scusate che prendo la dropship, che non cura. Ok. Non è la cara vecchia Medivac, per ricordarvi. No, che palle, non lo posso neanche caricare. Che due coglioni. Cioè, che palle, mi sei incastrato lì, non lo posso più muovere. Che due palle! Ah, l'unica soluzione è una. No. Vabbè. Hai intenzione di darmi ordini? Addosso. Devo distruggere il bunker. Che purtroppo non ci sono le modalità come su in StarCraft 2 che si possono vendere gli edifici o altro, per cui devo per forza venderlo, cioè devo per forza distruggerlo. Vabbè, pazienza, intanto ricerchiamo gli armamenti. Bravo dottore. Allora, in teoria mi dovrebbe curare anche l'SCV perché è biologico. Esatto, perfetto. Allora. Che una volta c'era un... non dico trucco, ok? Ma un bug che gli SCV potevano riparare i bunker dall'interno del bunker stesso. Per cui tu mettevi un bunker praticamente con dentro un SCV e diventava immortale questa cosa. Il bunker non veniva più giù. Infatti in molte partite multiplayer i Terran si muovevano di bunker. Allora, cominciamo a buttare giù un po' di ricerche. Che vedete che questo può entrare. È proprio l'altro che non può entrare. Ok. Ok, allora facciamo un altro bunker qua. Una torretta contraerea qua. Una qua. Una qua. E basta, direi. Questo lo mettiamo qua. Perfetto. Costruiamo la donna della fabbrica.
Nel frattempo con questo potremmo costruire l'armeria, che ci serve praticamente per sviluppare le armi e armature dei veicoli. Ampliamento completato. Carro d'assedio. Opa, intanto mettiamo minerali in che palle questi minerali, se mettiamo 4 carri in produzione. Bisogna metterne 1, 2, 3 e una 4. Potenziamento completato. No, mi sei incastrato, che palle. Là, ok, disincastrato. La torretta. La mettiamo qua. Perfetto. Allora, però ce ne sono due. Ah, scusa, porta pazienza. Ricerca completata. Là. Qua costruiamo il Comsat, che praticamente è una specie, è uno scanner. Cioè una specie, è uno scanner. Allora, siccome potrebbero arrivare anche da là, mettiamo un bunker qui. E questo lo mandiamo qua a riparare. Non c'è l'autorepair, per cui bisogna controllare a mano tutti quanti i mezzi. Allora, questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. 1, 2, 3, 4. Vediamo se si incastra qua. Ma mi sa di no. No, vabbè. Allora vedete, qua abbiamo potenza armi veicoli e potenza blindatura veicoli. Qua abbiamo armi navi e blindatura navi. Per cui intanto cerchiamo armi veicoli. Armato e pronto. Tanto noi costruiamo difese. Allora, questo ha finito, ripariamo questo. Ok, perfetto. Questo lo mettiamo qua. Allora, prepariamo un bel drop. 1, 2, 3 e 5, 6. Qua quanto ne tiene? 3, 3, 6, 7, 8. Qua sono 3, 4, 5, per cui ne perdo 2. Ah, è semplice, facciamo un'altra dropship. E andiamo a divertirci a far mattanza. Allora, aumentiamo l'energia delle navi scientifiche. Ok, ricerchiamo il livello 2 delle armi dei Marine. Potenziamento completato. Tu intanto vieni qua. Qua ne prendiamo 4 e li mettiamo a difesa dei bunker. Le Vulture sono carine, ma non mi piacciono minimamente come mezzo. Allora, altri depositi li possiamo far fare a questo, che tanto non si dovrebbe incastrare da nessuna parte. Questo comunque in caso lo possiamo alzare. Una volta i depositi venivano usati per fare, nelle partite multiplayer i depositi venivano utilizzati per fare muro. Allora, là. Però vorrei un paio di... No. Ok. Un paio di Wright giusto per mandarli in esplorazione. Sì, abbiamo sbloccato la ricerca. E vedere cosa c'è più avanti. Che possiamo mandarli avanti occultati. Poi questo... Dove cazzo sta? Eccolo qua. Può creare una matrice difensiva che praticamente assorbe, mette una specie di scudo Protoss sopra le unità. Che ho visto una cosa
nell'ultima espansione di StarCraft che mi ha fatto venire paura. Allora, se io questo lo metto di qua, qua c'è la navetta medica e qua c'è la navetta d'attacco, che così uno scarica. Allora, però se io lo metto... Ah no, non c'è, non ci sono proprio i comandi, che palle. Muovi e estrai risorse, non puoi fare altro. Allora, e altri due. No, in realtà ne basta uno. Ok. E cominciamo a fare un po' di massacro. Ok. Possiamo dropparli qua. Ci muoviamo in modo da liberare la zona qua, perché comunque a breve ci serviranno queste risorse. Perché qua potete vedere i giacimenti stanno per finire. Opa. Vede che con la matrice difensiva questi sono arrivati, hanno fatto il drop e noi siamo a posto. Giacimento minerario esaurito. La palla. Affermativo. Ok. Giacimento minerario esaurito. Trasmettete gli ordini. Giacimento minerario esaurito. Ne abbiamo schermo. Che mattanza. Ah, ma cazzo, ci sono i tank, porca troia. Via 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 via. Ah! Cazzo di goliate di merda, se fanno male. Ai 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 ai. Giacimento minerario esaurito. Cazzo, se mi hanno fatto il book. Vabbè, io vado di veicoli aerei come piace a me. E baffa. Una, due, tre torrette. Qua ci sono solo bunker. Come potete vedere, i tank comunque in modalità siege fanno male. Sono comunque upgradati a livello 1 di danni, eh. Che mattanza. Rate in attesa di ordine. A rapporto. Eseguo comando. Allora crocchiamoci. Minchia. Cattivi sti marine. Rate in attesa di ordine. Giacimento minerale.
minerario esaurito. Non ho più minerali. Vettore stabilito. Coordinate ricevute. Formazione d'attacco. Ancora cazzo, guardalo. Propulsori al massimo. Vettore stabile. Report for duty. What now? Thinking the same thing. I read you. Minchia se fa male Kerrigan. Tarda. Potenziamento completo. Porca zozza. Ah, non costa energia per fortuna. Medico. Oh, questo fa male, questo fa male. Porca zozza. Togliamo la modalità stealth, ma minchia se fanno male. Adesso in teoria dovrebbero aver scaricato le cariche. No, un cazzo hanno scaricato le cariche. Disattiviamo il tutto. Mi devo spostare. Non ho banana, cioè. Potenziamento completato. Cosa ho finito? Armi, navi, livello 1. Rapporto. Vettore stabile. Che mazzate. È finito, li andiamo lì. Minchia sei grossa Kerrigan però. Ah bastardo. Quanti cazzo di scan hanno? Addio medici. Potenziamento completato. Oh, finché non finisce l'energia. O fino a che ecco là. Ah là. Ho detto finché non mi fanno uno scan. Tac, scan. Vabbè ragazzacci. Venite che mi diverto io. Porca di quella. Vabbè ragazzacci, qua finiamo la prima parte, vi sono già passati 29 minuti e vi aspetto nel prossimo episodio che uscirà comunque sempre di oggi a breve e portate pazienza un po' all'imbranataggine, ma veramente non mi ricordavo che fosse così tosto il computer. Mi sta facendo il culetto. Vabbè dai, allora andiamo, dai, gli ultimi due in ordine e ragazzi ci vediamo a breve, tra un'oretta. Ciao ciao!